Windbound è l'avventura secondo Five Lives Studio, ovvero un lungo e misterioso viaggio verso l'ignoto dove i pericoli non sono rappresentati soltanto da bestie feroci, quanto da tutte le effettive problematiche legate ai grandi spostamenti. La muta protagonista deve sopravvivere alle intemperie con destrezza e abilità manuale, trovando tutti i materiali necessari a costruire le armi e gli oggetti di cui ha bisogno, stando sempre attenta ad avere a disposizione delle provviste. Morire di fame è possibile tanto quanto perire in combattimento e i tanti approcci lasciati dal gioco permettono a tutte le tipologie di giocatori di affrontare il mondo di Windbound nel modo a loro più congeniale. Combattere è una scelta, non un obbligo. Volendo si può completare l'avventura senza mai scontrarsi con i nemici, ma questo significa dover rinunciare ad alcuni materiali e quindi sarà impossibile costruire certi oggetti. Nulla di tragico in realtà. Il crafting di Windbound offre davvero tante alternative senza mai essere troppo complicato. La parte più interessante del gioco sta nel sistema di navigazione. La protagonista passa infatti tanto tempo in mare quanto a terra ed è per questo che è stata data molta attenzione alla costruzione e alla gestione della barca. Durante l'avventura si sbloccano tanti possibili componenti da costruire e aggiungere alla propria imbarcazione, così da realizzare il proprio vascello personale in modo piuttosto libero. Purtroppo, scelte di design poco felici minano pesantemente l'esperienza di gioco, e la forza delle buone idee e l'ottima grafica non bastano a rendere Windbound un titolo particolarmente interessante. La nostra valutazione finale per Windbound è 68 su 100. Per la recensione completa trovate il link in descrizione. Grazie per averci seguito. Alla prossima!